Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mi tocca, scusatemi, mi tocca. Farò un cut, come dicono in termine cinematografico, farò un cameo, sarò brevissimo. Oggi poi mi tocca perché sono gioiosissimo, ho visto anche sul giornale un sogno che avevo già 2 anni fa, realizzare un'autostazione a Cerignola, una cosa straordinaria. Grazie, una cosa meravigliosa, è come una città normale, sembra quasi una città normale. Un anno fa abbiamo fatto un altro comizio informativo e oggi ci sarà la stessa cosa pressoché, insomma, anzi il sindaco faranno una grossissima panoramica di quello che è stato fatto, quello che sa da fare o che ci sarà da fare ancora. Una città che sta cambiando, un fermento continuo. Non ho mai visto un'amministrazione che lavora 12 ore al giorno, e ve lo posso assicurare, 6 giorni su 7, anzi qualche volta anche 7 giorni su 7. Una cosa meravigliosa, perdonatemi. Una amministrazione che lavora su tutti gli ambiti, faccio un esempio stupido, l'assessore Pezzano, una cosa addirittura che fa da esempio alla Regione Puglia. Poi non ne parliamo dell'assessore nostro giovanissimo, l'assessore Carlo D'Ercole, manco a parlarne, guardi, ragazzi, una cosa particolare quel ragazzo. Vabbè, poi non ne parliamo degli altri, ovviamente non stiamo qui a dilungarci. Una cosa soltanto devo dirvi, signori, io mi sento di avere ancora fiducia di questa amministrazione e vi prego di darne tanta, perché ci sarà ancora tanto da lavorare, ma tantissimo. Grazie. Care amiche e cari amici di Cerignola, buongiorno. Noi abbiamo avuto in questa città tempi bui, tempi in cui qualcuno, con la complicità delle passate amministrazioni comunali, distruggeva, abbatteva, mortificava. È successo, è accaduto, come tutti quanti ben sappiamo, con l'arco della rimembranza, che grazie all'architetto Musacchio è stato fatto a pezzi ed è stato lasciato, buttato, steso per terra in villa comunale per decenni. Stessa sorte è avvenuta per il murale dedicato alla figura di Giuseppe Di Vittorio, che è stato relegato in uno scantinato per anni, pieno di topi, sporcizia, dinanzi alla noncuranza e alla dimenticanza della stragrande maggioranza dei nostri passati amministratori e politici di questa città. E da qualche giorno questi due simboli, questi due monumenti che rappresentano parte della nostra storia, della storia della nostra comunità, sono tornati ad essere patrimonio di questa comunità, sono tornati ad abbellire, a illuminare, a splendere nella nostra città. E in particolare il murale è stato ricollocato al centro di Piazza della Libertà, la nuova Piazza della Libertà, che ha dato anche un ampio respiro al traffico cittadino in quella zona, che prima era ingorgato dal precedente incrocio. E delle denunce, delle scoperte dei presunti cunicoli di rilevante valore storico, artistico e culturale, degli esposti del solito Partito Democratico, di una opposizione sterile e cacciarona, non rimarrà più niente, cari amici. Rimane però la nostra opera, quell'opera che le vecchie amministrazioni di sinistra prima commissionarono e poi buttarono in un qualsiasi scantinato, ed oggi questa amministrazione, anzi, come hanno ricordato Rino Pezzano,
Franco Metta e Michele Emiliano lo scorso 3 novembre, questa grande comunità che è Cerignola ha ritirato su con spirito d'appartenenza e con orgoglio. E ho letto in questi ultimi tempi, perché la faccia tosta delle persone è veramente tanta, il coraggio di alcuni che io chiamo i sedicenti urbanisti, esteti, paesaggisti, architetti di sinistra di Cerignola, che nella loro carriera sono stati foraggiati dai politici di sinistra, che temevano, erano preoccupati della nuova ricollocazione, perché la nuova ricollocazione non avrebbe dato lustro a quell'opera, avrebbe addirittura degradato quell'opera, perché forse loro preferivano la collocazione che i loro referenti politici, nel loro complice silenzio in tutti questi anni, avevano dato all'opera. E accanto a questi due simboli che sono ritornati con violenza ma in positivo nel dibattito politico cittadino, c'è una città, l'hai detto tu Filippo, che cresce, una città che pone, come avevamo sempre detto da anni e anni, che pone al centro del suo interesse dei temi fondamentali come il tema del sociale, come il tema della cultura, che possono essere i due volani che facciano partire lo sviluppo più generico in tutti gli altri settori della nostra città. E faccio un esempio: noi dopo anni mortificanti stiamo avendo delle stagioni teatrali di altissimo livello, ogni anno la stagione al teatro è meglio di quella precedente, ogni anno ci sono più spettacoli della stagione precedente. Questo basta? No, adesso ci dobbiamo tutti quanti impegnare a portare il prima possibile ed utilizzare qui a Cerignola il prima possibile quei finanziamenti che abbiamo ottenuto per terminare, caro sindaco, i lavori del Teatro Mercadante, per far sì che finalmente il teatro abbia la totale e completa agibilità. Fondi che abbiamo ottenuto grazie alla Fondazione Zingarelli, che oggi gestisce e controlla il Teatro Mercadante. Fondazione Zingarelli che dobbiamo, io diciamo insieme ai miei colleghi di maggioranza, consiglieri comunali, ci dobbiamo intestare questa vittoria. Fondazione Zingarelli che abbiamo noi costituito in Consiglio Comunale, credo anche con il voto favorevole di Forza Italia, con il voto sfavorevole e i moniti ovviamente del Partito Democratico, in particolar modo Tommaso Sgarro diceva che quella fondazione non serviva a niente, non ci avrebbe fatto ottenere alcun finanziamento, perché il suo professore dell'università gli aveva detto sto fatto. E a me sembra che qualsiasi cosa che il Partito Democratico preveda a Cerignola non solo non si realizza, ma si realizza l'esatto opposto. E realizzeremo, dobbiamo dirlo anche questo con fermezza, un nuovo e più grande e più adeguato palazzetto dello sport che possa coniugare le esigenze delle varie associazioni sportive che in questi anni sono sempre più numerose, che in questi anni sono sempre più ambiziose e che ogni anno calcano dei palcoscenici sportivi importanti e più importanti dell'anno prima. E sarà, cari amici, valsa la pena di essere sbattuti con le nostre facce su qualche manifesto che ci diceva come coloro che volevano chiudere l'edificio da scuola agraria, manifesti commissionati da qualche rappresentante, da qualche soggetto che ricopre ruoli istituzionali molto delicati in ambito scolastico e che mai prima d'ora era entrato così a gamba tesa nell'agone politico, e da qualche piccolo sciacalletto che da un paio d'anni a questa parte
cari amici, sta in qualsiasi comitato di protesta che sorge, perché a Cerignola abbiamo quest'altro primato. Sorgono tanti nuovi comitati di protesta, ma le persone che vi fanno parte sono sempre quelle, da anni. Vedete, la differenza tra un'amministrazione e una non amministrazione è questo qua, è questo. Sta nel darsi un termine che molto spesso sono i 5 anni, cioè la scadenza del mandato, anche se, come dire, le vie della provvidenza sono sempre infinite e imprevedibili, quindi è probabile, è possibile che finiamo prima, non lo so. È arrivato quel termine poter spiegare ai cittadini quello che si è fatto, ma non con le chiacchiere, non con le parole, o meglio, le chiacchiere e le parole serviranno anche, ma servirà il supporto di azioni concrete, dei fatti e delle opere che noi come amministrazione lasceremo alla comunità e alla realtà di Cerignola, opere che i cittadini potranno valutare, opere tangibili. Poi spetterà alla comunità, spetterà al cittadino valutare, decidere e giudicare cosa che gli compete. Se poi la domanda è: si poteva fare di più? Si deve fare di più? Io sono sempre il primo, credetemi, a ritenere che si possa e si debba fare di più. E noi da questi palchi, oggi, mi auguro fra qualche tempo, dobbiamo sempre uscire, dobbiamo sempre scendere con una promessa ai cittadini che dobbiamo migliorare, dobbiamo fare di più di quello che abbiamo fatto, partendo magari, sindaco, dalla villa comunale, dal recupero di un altro simbolo storico importantissimo della nostra città che tra tante, tantissime difficoltà stiamo cercando di recuperare. Io da qualche giorno l'ho vista veramente bellissima, con i prati all'inglese, con le nuove siepi e i bagni anche li dobbiamo aprire, la prima cosa. Partendo non solo dalla villa comunale ma anche dalla gestione del verde in tutta la città, dal decoro urbano, perché ogni area verde, ogni parco è un punto in cui i cittadini si svagano, in cui i cittadini si incontrano, in cui i cittadini elevano il proprio benessere nella loro vita di comunità. E io sono contentissimo che noi come amministrazione siamo riusciti finalmente ad espletare una gara d'appalto che prevedeva l'affidamento della gestione del verde di tutta la città per più anni, così si potrà finalmente programmare e attuare una manutenzione ordinaria del verde. Noi diremo alla città che sia, non è fallita e che anzi abbiamo rilanciato sia, perché vedete, il sindaco lo potete criticare quante volte vogliamo per i suoi presunti modi poco istituzionali, non istituzionali, ma io sono contento che il mio sindaco, che fa anche il presidente del consorzio, ha fatto sì che i sindaci degli altri comuni non fanno altro che raccomandarsi con i propri dipendenti di pagare sia puntualmente ogni mese. Sapete perché? Se perché il Metta, poco istituzionale, altrimenti si incazza come una bestia, perché sia va pagata il giusto, perché prima non veniva pagata il giusto, e puntualmente. E di un'altra cosa sono sicuro, che noi alla fine non andremo ai cittadini a dire, come il tuo predecessore Franco ha fatto: non abbiamo fatto niente in questi anni, non abbiamo tappato le buche perché dovevamo tenere in ordine i conti, che il buon amministratore deve tenere sempre in ordine prima i conti e poi dare i servizi alla città. Noi siamo stati eletti, e lo dicemmo più volte in campagna elettorale,
per cambiare questa città. E il cambiamento che noi ci auspicavamo e ci auspichiamo ancora è un cambiamento radicale di ogni aspetto della nostra vita in comunità. E per ogni aspetto che cambia ci vuole del tempo per far adeguare anche noi stessi. La ZTL ha rivoluzionato il nostro centro cittadino, ha rivoluzionato il nostro traffico, sta iniziando a rivoluzionare le nostre abitudini di vita. Non significa i disagi, non li avete provati solo voi all'inizio, perché abbiamo detto tante volte si poteva fare diversamente all'inizio, si poteva fare meglio, la sperimentazione, eccetera eccetera. Ma la ZTL rimane un'opera che porta la nostra città a voler competere su questo tema, quello della vivibilità, con le più grandi città, le più importanti città della Puglia, che sono il fiore all'occhiello della Puglia, dell'Italia e non solo. Sperando, io concludo, di vederci più spesso, come ho detto, mancava da un po' di tempo un bel comizio in piazza, noi ci vedremo sicuramente alla fine del nostro mandato, con una lista non asettica di opere, di fatti realizzati che serviranno a voi per valutarci. E ai miei amici della maggioranza dedico quest'ultimo passaggio, perché quando si amministra si fanno delle scelte. Io lo so che ci eravamo abituati alle non scelte, ma vogliamo e dobbiamo essere diversi da chi ci ha preceduto, anche e soprattutto in questo ambito. Le scelte possono essere opinabili, possono essere sbagliate, ci si può confrontare, scontrare sulle scelte, ma devono rimanere. Non possiamo lasciarci condizionare da una protesta, non possiamo lasciarci condizionare dal fatto che 100, 200, 300 persone vengano a urlarci contro in consiglio comunale, perché faremmo male il nostro lavoro, faremmo male alla città, faremmo una scorrettezza nei confronti dei nostri elettori e concittadini. Ed il nostro impegno deve essere, caro capogruppo, caratterizzato da serietà, correttezza, lealtà e coraggio. Lo stesso coraggio che portò questo signore da solo nel 2009 ad avventurarsi in un'impresa senza alcuna garanzia di ottenere un buon esito, lo stesso coraggio che spinse tutti noi, chi prima, chi dopo, a fare parte con lui di questa grande avventura. Io sono convinto che la strada è molto lunga, molto in salita, ma è quella giusta. Viva Cerignola! Grazie Filippo. Riprendiamo la piazza, riprendiamo a stare in mezzo ai cittadini, riprendiamo a fare comizi dopo un periodo di silenzio, ma certamente non voluto da questa maggioranza, da questa amministrazione, soltanto perché era un periodo turbolento politicamente, non era possibile avere il confronto, perché una opposizione, quella del centro-sinistra, non ha fatto altro che infangare questa amministrazione, ha causato disordine, cattiva informazione, facendoci passare per coloro che non avevano a cuore questa città. Ma ora eccoci qui, nel momento in cui cominciano i risultati a venire fuori di un lavoro estenuante, di un lavoro fatto con dedizione e passione dal sindaco, dalla giunta, perché vedete, gli obiettivi si raggiungono con il lavoro di squadra, gli obiettivi si raggiungono quando insieme al sindaco lavora dietro una giunta attiva, col coinvolgimento di dirigenti e soprattutto di dipendenti comunali, perché il vero problema iniziale era proprio quello di creare stimoli, motivazioni a una macchina amministrativa che era ferma da anni. Ed è questo il grande merito del sindaco, questo è stato il primo lavoro, che continua a farlo
incessantemente tutti i giorni. Immaginate una città che ha tanti problemi, il sindaco non soltanto deve cercare le soluzioni, ma deve fare in modo che si crei quel sinergismo tra i vari apparati amministrativi. Ora siamo qui per rendicontare con la città, con i cittadini, per dire soprattutto quello che si è fatto, ma quello che si farà, perché rispetto a quello che si farà è niente. Partecipiamo a bandi, puntualmente li vinciamo, arrivano finanziamenti che saranno investiti nei quartieri abbandonati tuttora, verranno investiti nel rifacimento delle strade, dei marciapiedi. Questo è il lavoro di un'amministrazione, non certo quello di stare a polemizzare, a creare disordini. Abbiamo avuto consigli comunali presieduti da forze dell'ordine, che più che un consiglio comunale sembrava un'aula di tribunale, chissà di qual peggior processo. Cose inaudite, manifestazioni strumentalizzate dal centro-sinistra, e io oserei dire anche in alcuni versi organizzate, promosse. Questo non è opposizione, questo significa non voler bene alla città, questo significa trattenere un'amministrazione che va al mille, che riesce ad ottenere risultati con duro lavoro di una persona che sta 12 ore al giorno sul comune. Questa è la vera forza di un'amministrazione. Così si amministra, lavorare tutti i giorni, come diceva Benedetto De Renzi. Nulla sarà trascurato. Sindaco, arriveremo, sono convinto, alla fine del nostro mandato con un bagaglio, con una risoluzione di tanti problemi, perché alla fine il lavoro premia, il lavoro porta i risultati. Arriveranno soldi per la riqualificazione urbana, interi quartieri come la Cittadella, Torricelli, San Samuele, San Matteo, le Fornaci, zone che non abbiamo trascurato, le borgate, non abbiamo trascurato e non abbiamo dimenticato le borgate, anche quelle saranno oggetto di attenzione. Tutto cercheremo di farlo con lavoro serio, forte, non certo quello che attua l'opposizione. Trattiene, cerca di trattenere, ma non ce la può fare perché questa amministrazione ha le idee chiare. Zona industriale, e inizio la parte centrale del mio intervento, zona industriale, partiranno i lavori di riqualificazione di quella zona, che è il cuore pulsante dell'economia locale, che non è mai stata oggetto di interventi, se non sporadici. Sarà fatta una pulizia straordinaria dell'area verde intera con una programmazione di interventi da mantenerla sempre pulita. Saranno rifatte le strade e i marciapiedi dove lì è opportuno farlo. Sarà sostituita la cartellonistica, rifacimento della segnalettica orizzontale e verticale. Saranno poste 3 telecamere, e questo ringrazio il comandante Del Vino per la sua disponibilità e soprattutto per la sua collaborazione nell'attuazione di questo progetto. 3 telecamere, una all'inizio della zona industriale, una al centro e una alla fine, con un raggio di azione di 360 gradi e soprattutto collegate con la centrale operativa dei nostri vigili urbani, caro Filippo. Saranno posti dei totem che indicano la presenza delle aziende, perché oggi se andate in zona industriale ci sono dei tabelloni vuoti con delle palline dove ci doveva essere il riferimento delle aziende presenti. Questo non c'è mai stato. La difficoltà quando arriva qualcuno in zona industriale per raggiungere l'azienda deve telefonare all'imprenditore e farsi venire a prendere. Questo non può accadere più. Questo deve essere fatto, e parlando con il sindaco, il comandante Del Vino, sarà la priorità nei prossimi mesi.
così anche come Piazza Benedetto Croce, che tra l'altro non sapevo manco che si chiamasse Piazza Benedetto Croce, l'ho saputo qualche giorno fa, sarebbe quello spazio di fronte al palazzetto, dinanzi al liceo scientifico, quella piazza dove avrà una stazione Pullman, così come aveva anticipato Filippo. Un mese fa ho evidenziato al sindaco questa esigenza e il sindaco puntualmente non ha fatto altro che in giunta portare questa idea, e la prossima settimana uscirà una manifestazione di interesse per cercare di trovare un imprenditore che ci dia la possibilità di poter vedere la gente che utilizza i mezzi invece di stare sotto le intemperie, di avere un posto al coperto, di avere delle panchine, di avere dei servizi igienici, di avere una biglietteria. In cambio quella struttura, quel posto sarà un parcheggio privato. Ecco perché c'è questo sinergismo tra pubblico e privato, questo modo di governare, questo modo di fare amministrazione, ed è questa la nostra forza. Mi avvio alla conclusione del mio intervento, ma consentitemi di fare una personale considerazione. Mi rivolgo al sindaco, anzi all'amico Franco Metta. In questi 2 anni e mezzo di amministrazione e i futuri altri 2 anni e mezzo, sicuramente personalmente ne uscirò fortificato. Fortificato non solo come amministratore, ma soprattutto come uomo, perché vedete, le problematiche che si evidenziano puntualmente non sono soltanto tecniche o logistiche, sono anche problematiche umane. E quando qualcuno in comune, sono tanti, arrivano e hanno bisogno di una casa, vedere il sindaco soffrire insieme, non avendo l'immediata soluzione al problema, vorrebbe dare casa sua a quella persona. E allora da queste cose ti accorgi che non abbiamo solo il politico esperto che deve governare questa città, lo sta facendo nel migliore dei modi, ma abbiamo un uomo dalle 1000 capacità, dalle 1000 risorse. E allora di questo io, Franco, ti ringrazio. Per avermi dato una lezione di vita, perché fra 5 anni sicuramente ne riuscirò fortificato, da un punto di vista umano soprattutto. E poi, spero un giorno, più lontano possibile, quando nella memoria si ricorderà questa amministrazione, che i miei figli possano dire di quell'amministrazione faceva parte anche mio padre. Grazie. Buongiorno a tutti. Mancavamo da diverso tempo qui in piazza. I miei colleghi dicono che è un'opposizione che ci ha frenato. Beh, io dico anche che noi stavamo veramente lavorando. Sindaco, giunta e consiglieri comunali stavano lavorando a dismisura, perché poi la gente giudica i fatti, giudica gli atti, giudica quello che realmente tocca con le mani e vede con i propri occhi. Io non parlerò di quei 2 esempi di cui ne ha parlato già Benedetto relativamente all'arco e al murale, 2 pezzi di storia che abbiamo finalmente riportato alla nostra città. Non ne voglio parlare in maniera approfondita, anche perché i ringraziamenti pubblici e privati sono già stati fatti a tutti i tecnici, a tutti gli operai, a tutti i membri della SOS Cerignola, a tutti quelli che hanno contribuito con il proprio lavoro facendo anche più di quello che dovevano fare. Io voglio fare un ringraziamento un po' diverso oggi. Guardate, io ho 39 anni e non mi ricordo né uno e né l'altro, perché sono stati distrutti quando ero veramente molto piccola. Ne ho sentito parlare a casa da papà, da mamma, dalle mie sorelle, dai miei parenti, ma in realtà non le conoscevo queste 2 opere dal vivo. E quando quelle 2 serate
sono state restituite queste opere alla mia città, io, mentre voi tutti quanti eravate col naso all'insù a guardare queste due opere, io guardavo la gente, guardavo gli occhi della gente, e devo dire grazie a voi, grazie a tutti quegli sguardi di commozione e di felicità, a una cerignolarità ritrovata da queste due opere pubbliche, perché ho rivissuto in queste due serate i 9 anni della cicogna. Tutti i cicognini, ve lo dico con il cuore, ho rivissuto il nostro impegno, i nostri convegni, il nostro mettersi in mezzo alla gente, parlare con la gente dei problemi. Ogni volta con il sindaco eravamo sempre alla ricerca di gente di buona volontà che facesse per Cerignola qualcosa, mettesse a disposizione il proprio intelletto, le proprie manualità per Cerignola. E io questo l'ho ritrovato in quelle due serate, quindi dico grazie alla gente che mi ha fatto rivivere insieme a tutti gli amici della cicogna questa grandissima emozione. Ovviamente non ci fermiamo però a quelle due serate, noi dobbiamo andare avanti, e come dicevo, in 2 anni e 5 mesi di questa amministrazione noi abbiamo fatto veramente tanto. E di la parola d'ordine che quest'uomo, sindaco Franco Metta, mette come dire, appena si entra nella sua stanza, è fare, operare, lavorare, perché è quello che si fa tutti i giorni qui sopra. Volete degli esempi pratici di cose che oggi, a distanza di soli 2 anni di amministrazione, riusciamo già a vedere? Parliamo delle scuole. Come mamma io ringrazio questa amministrazione e il lavoro di questa amministrazione, perché quando ero consigliere di opposizione andai alla Carducci, il terzo piano, il pavimento ballava, erano completamente inagibili le stanze del terzo piano con soldi di strumentazione completamente buttati, accantonati di laboratorio. Il sindaco Metta è stato l'unico che ha detto la scuola si chiude, ha avuto il coraggio di chiudere la scuola affinché si garantisca la sicurezza in quella scuola. E da lì è iniziato un lavoro senza tregua. Una parte di finanziamenti già c'era, ma ce ne sono ancora altri assegnati, abbiamo fatto noi consiglieri comunali anche una variante, più soldi, si partecipa a qualsiasi bando, cosa che nel passato non avveniva, si partecipa a qualsiasi bando per poter portare soldi nel comune di Cerignola, soldi nella nostra comunità. Lo è un esempio della scuola Carducci, lo è un esempio della scuola di Vittorio, dove già vedete il primo lato della scuola completamente, diciamo, in costruzione, ma la nostra amministrazione ha partecipato già a un altro bando per ricostruire l'altra area della di Vittorio. E la stessa cosa anche per la Marconi, si partecipa a bandi, come si è fatto per la Carducci, per avere soldi e realizzare per intervenire e per garantire la sicurezza nelle nostre scuole. Certo, bisogna aspettare, sindaco, che Tommaso Sgarro parli male di queste due partecipazioni ai bandi, così porta fortuna e sicuramente vinceremo anche questi bandi. Perché c'è una strana idea della nostra opposizione: se la cosa va bene, o era merito loro perché nella preistoria ne avevano parlato, eccetera, eccetera, oppure una botta di fortuna, vero Rino? E diciamocela a Tommaso che noi siamo ben attrezzati anche in questo. È lavoro, signori cari, è lavoro, è duro lavoro, è tenace, è perseveranza, portare risultati a casa. E questo ne è un esempio delle scuole, ne è un esempio dell'ex tribunale, soldi che sono arrivati anche nel comune di Cerignola. Facciamo un altro esempio, vi chiedo la cortesia di venire con me col pensiero. Ex cabina Enel, piazza del 500°, da un anno sono in corso i lavori per la realizzazione di edilizia popolare, e nello stesso tempo verrà anche rifatta la piazza del 500°. In questo ricordo anche gli amici della cicogna, quando durante la nostra opposizione con giubbottini e guantini andavamo a pulire la piazza del 500°. Ecco,
una promessa mantenuta, il rifacimento anche di quella piazza. Volete un altro esempio? Andiamo verso via 25 aprile. Qualche giorno fa sono stati consegnati i lavori alla ditta che si è aggiudicata il bando per i lavori all'ex Stalloni, per realizzare un centro diurno per anziani, anche non autosufficienti. Perché guardate, le famiglie che hanno persone non autosufficienti, ne sono tante purtroppo, sono grandi sfortune, grandi sventure, e l'offerta nella nostra provincia non c'era. Io ho visto molti miei clienti andare a trasferire i propri cari a Deliceto piuttosto che un altro paese, e questo consentirà di prendersi più da vicino cura dei propri cari. Non c'era prima. E con via 25 aprile andiamo un po' più in alto. È stato vinto qualche mese fa il bando di circa 2 milioni di euro per il rifacimento della cittadella. Io ho provato ad immaginare, perché poi mi piace moltissimo dare fastidio all'assessore Tommaso Bufano, perché mi piantono nella sua stanza e cerco di sapere, conoscere, collaborare, magari anche dare dei suggerimenti a Tommaso. E ho già immaginato, perché ho visto i progetti esecutivi, ho già immaginato quello che verrà realizzato. Ci sono interventi anche oltre alla cittadella, inteso in senso nord, anche in via Po, in via Taranto. E ricordate quella strada via Calore, che le radici arrivano a tipo un metro, due metri, ad altezza uomo? Finalmente troveremo soluzioni anche a questi problemi. Saliamo un po' più in alto. Lottizzazione, questa urbanistica, lottizzazione del ex casillo, via Madonna di Ripalta per intenderci. Quando la gente si lamenta il degrado di una zona, i topi, la sporcizia, è con gli interventi strutturali che si vanno a risolvere il problema, perché pulire significa dire all'incivile di turno, purtroppo perché c'è sempre, vieni a sporcare di nuovo. Invece no, questa amministrazione in 2 anni ha lavorato per interventi strutturali. Lottizzazione casillo, verranno nuove case e un nuovo spazio adibito a verde pubblico. Andiamo un po' più in là, lottizzazione Tamma, approvata in giunta qualche mese fa. Lottizzazione Tamma che già nei prossimi mesi vedrà l'inizio dei lavori. Lottizzazione Tamma, sindaco, noi portiamo in consiglio comunale, fra un po', anche la lottizzazione di San Marco, delle Fornaci. E finalmente risolveremo diversi problemi. Attenzione, rimaniamo alle Fornaci, Rione Fornaci. Avete sentito parlare che partiranno i lavori dell'illuminazione pubblica, del rifacimento dell'illuminazione pubblica partendo dalle Fornaci. Ma le Fornaci, che sembra che adesso l'amministrazione l'abbia un po' dimenticata, ma in realtà era impegnata per questi lavori di, strutturali. Fra un po' porteremo in consiglio, fra un po', sindaco ovviamente, lo dico fra un mese, porteremo in consiglio comunale la variante alla zona Fornaci, attesa da tante persone che stanno aspettando da 20 anni di poter costruire una casa sui propri terreni. Una variante iniziata dalle precedenti amministrazioni, sbagliata! Lo abbiamo detto anche in consiglio comunale quando eravamo opposizione. Adesso, grazie al sindaco, all'assessore, ai dirigenti del terzo piano, che con tenacia hanno discusso della questione in regione, finalmente abbiamo trovato una svolta e daremo finalmente la possibilità a queste persone di potersi fare una casa. Non è solo questo, ci sono interventi in via dei Tulipani. Alle Fornaci c'è una strana situazione, c'è un ingolfamento di traffico, soprattutto nelle zone, nelle orari della scuola, proprio nella parte nord delle Fornaci. Anche su questo ci sono interventi sulla viabilità. In che modo? Vi faccio un esempio pratico. Tra qualche mese inizieranno i lavori della RSA, Residenza Sociale per Anziani,
vicino a Vercolano, alle spalle dei carabinieri. Una residenza che verrà destinata naturalmente alle persone anziane, che, come vi dicevo prima, l'offerta a Cerignola era, e nella provincia era, completamente azzerata. Bene, nell'occasione di questi lavori noi riusciremo a realizzare una viabilità ed un collegamento tra la strada che è adiacente, affianca quella dei carabinieri, con via Ercolano. E andremo oltre, perché raggiungeremo anche obiettivi, ma non ve lo dico perché rimane un progetto, lo dico perché l'assessore Tommaso Buffa sa che lo deve realizzare, sa che è già in fase non embrionale ma molto più avanzata, perché salendo più su raggiungeremo anche una continuità di viabilità con via Teano, quindi alle spalle della Lidl, dove è prevista anche una zona mercatale. È una zona per i grandi eventi. Quando voi vi fate una passeggiata di là, no? Per andare verso il cimitero, per intenderci, è tutta sporca. Tutta sporca. Non diciamo che il servizio attualmente funziona al 100% assolutamente, ma le amministrazioni coraggiose prendono decisioni importanti, strutturali. Non si perdono in chiacchiere nelle piazze a su chi la poltrona deve andare o a chi la poltrona non deve andare. Bisogna lavorare perché voi, cittadini di Cerignola, giudicate i fatti, giudicate le opere, non giudicate se una persona è per bene o non è per bene, se è simpatica o non è simpatica. Andiamo a via Torricelli. Il primi di dicembre si riunirà la commissione per aggiudicare all'impresa che si aggiudicherà appunto, diciamo, il bando di gara, inizieranno i lavori per realizzare la strada tra via Torricelli e via Foggia. Anche questo è un intervento molto importante, e il Tommaso Bufano sa benissimo che è vicino, non lo vedo a Tommaso, è vicino anche l'inizio dei lavori della nuova rotatoria via Candela con via di Ponente, con un impegno dell'amministrazione di andare un po' più su, dove c'è un incrocio a via Candela che non è competenza del comune, ma che il comune non può assolutamente lasciare al caso. Questi sono alcuni esempi, francamente, che potrei farvi oggi, perché devo lasciare anche il tempo al sindaco, come al solito gli lasciamo sempre poco tempo, però è il nostro entusiasmo che voglio che venga trasmesso a tutti voi della nostra città, perché guardate, sono stati mesi un po' difficili, dove lavoravamo nonostante le critiche, nonostante gli insulti. Siamo andati avanti, anche in Consiglio Comunale, andavamo avanti, stavamo svolgendo il nostro compito. Dobbiamo avere delle idee e dobbiamo avere il coraggio di portarle avanti. Quando il sindaco è salito su questo comune, la nave non era ferma, era alla deriva. Era completamente alla deriva. E abbiamo avuto la tenacia di pensare che i palazzi si costruiscono con i mucchietti di terra. Abbiamo avuto la tenacia di pensare che l'albero inizia da un cespuglio. E come dice Sant'Ignazio, visto che parlavi di provvidenza, Benedetto, dobbiamo avere fede, come se tutto dipendesse da lui, ma dobbiamo lavorare come se tutto dipendesse da noi. Grazie. Un saluto ai ragazzi della Mondo Service che hanno trasformato la villa comunale. Grazie ragazzi. Cooperativa sociale di tipo B, chissà che significa, capisce. Sono ragazzi che nel loro passato hanno avuto qualche problema. Oggi mantengono l'ordine, la polizia, la sorveglianza, la vigilanza nella villa comunale e lo fanno in maniera egregia. Questo a casa mia si chiama cambiamento. Voi siete abituati a leggere sul giornale le notizie dei sindaci che prendono le mazzette e vengono arrestate. Il cambiamento è che il vostro sindaco le mazzette non le prende e le persone che portano le mazzette in comune vengono arrestate. L'arco della rimembranza stava buttato in una aiuola, adesso sta lì, troneggia. Questo a casa mia si chiama cambiamento.
Il murale di Di Vittorio stava mangiato dai topi sotto la scuola, qua al liceo classico, adesso sta in una piazza e troneggia e ricorda questo illustre figlio della nostra città. Questa casa mia si chiama Cambiamento. In questo momento i cantieri aperti stanno a Piazza del Cinquecentenario, l'avete ricordato, a Piano delle Fosse, alla scuola Di Vittorio, agli stalloni Pavoncelli. Fra un mese apre il cantiere della strada Torricelli via Foggia. La Aldo Moro, mi devo pizzicare sempre qualcosa che non avete detto, la trovo. La scuola Aldo Moro sarà rifatta totalmente, stiamo perdendo un po' di tempo perché l'appalto l'aveva vinto la Sedir. Dato che il titolare della Sedir in questo momento sta agli arresti domiciliari, noi abbiamo pensato di cambiare e di modificare l'assegnazione passando a quella seconda in graduatoria. L'illuminazione pubblica la stiamo cambiando totalmente per un importo di lavori di 4 milioni. Siamo intervenuti su tutte le scuole, al municipio di Cerignola, vero amici vigili urbani, pioveva dentro. La mia segretaria, la segretaria generale del comune di Cerignola, riceveva le persone con un secchio al centro della propria stanza perché ci pioveva dentro. Non è un problema cittadino, è un problema di decoro della nostra città, l'abbiamo risolto. Abbiamo rifatto i lastrici solari di tutte le scuole di Cerignola e del municipio di Cerignola e ancora interverremo. Tutte le proprietà comunali, le case comunali in Cala Loredana, a via Ulpe sono state rifatte, a via Formia partiranno i lavori perché abbiamo avuto il finanziamento. Il Pala Cicogna, quello su via Tirassegno, è finito, lo inauguriamo a metà dicembre con la presenza di Nino Benvenuti, di Patrizio Oliva, di eccellenze dello sport italiano. Perché? Perché noi partecipiamo ai bandi e li vinciamo tutti. Non abbiamo perso un finanziamento, non abbiamo perso un bando. Questa casa mia si chiama Cambiamento, 2 milioni per il Rione Cittadella, 400.000 euro per il Teatro Mercadante, 5 milioni ci candidiamo per la rigenerazione urbana da Palazzo Carmelo fino a via Manfredonia, 3 milioni e mezzo per l'ex tribunale che diventerà, già lo è, diventerà ancora di più Piazza delle Culture, 2 milioni e mezzo per questo palazzo qui, il liceo classico ex Zingarelli, abbandonato, chiuso da una vita, da secoli. Ci candidiamo per 3 milioni e mezzo per rifare Palazzo Carmelo. Ci siamo candidati per rifare tutte le scuole di Cerignola, dalla Marconi alla Carducci, dalla Don Bosco alla Paolillo. Certo, se leggevano Tommaso Carlo, lui le scuole le rifaceva così, a chiacchiere. I privati che scappavano da Cerignola fanno la fila dietro la mia porta per venire a investire a Cerignola. Vi hanno ricordato l'RSA che sarà avviata a brevissimo e che entro settembre prossimo sarà completata nella zona alle spalle della caserma di Carabinieri. Vi ricordo Tamma, l'hanno già detto, Varvaglian, Tedis, una colata di cemento, 5.000 metri quadrati di verde, 5.000 metri quadrati di verde e tre palazzi, perché io per avere il verde a un cazzo di imprenditore gli devo dare la possibilità di fare qualche cosa, e questa si chiama sinergia al paese mio. La lottizzazione San Marco, sistemiamo tutta quell'area dal campo Ciangi ad andare verso la campagna e ci guadagniamo pure 500.000 euro perché noi siamo proprietari di alcuni terreni e li recuperiamo. Il Pala Tatarella, Metta ha affittato un cacciabombardiere e deve bombardare l'istituto agrario, si chiude la scuola agraria, si mandano in mezzo alla strada i professori e il preside Mirra avanti a tutti. Signori, ragioniamo, io porto a Cerignola 3 milioni di lavoro. Perché?
come fanno tutte le persone normali quando gestiscono un patrimonio proprio, perché il segreto è gestire la cosa pubblica come cosa propria. Faccio una permuta, tengo un pezzo di terra, trovo una persona che mi vuol fare questo lavoro, lui mi realizza 1,5 milioni, un palazzetto nuovo che si chiamerà Pala Salvatore Tatarella. Io in cambio gli do 2 ettari, due, per fare un investimento di tipo commerciale. Allora, lato positivo, 3 milioni che arrivano a Cerignola lavorano gli elettricisti, i tubisti, i muratori, i carpentieri, 3 milioni di lavoro. Si realizza un centro commerciale, 60 posti di lavoro. Diamo una struttura sportiva. Che cosa ci abbiamo rimesso? Abbiamo distrutto la scuola agraria? Ma che cazzo dovete imparare a sta scuola agraria che vi servono 22 ettari di terreno? Non potete imparare le stesse cose su 20 ettari di terreno. 20 ettari di terreno sono 200.000 metri. Non li possiamo toccare perché Cietta non vuole. Non gliene è mai fregato niente dell'istituto agrario improvvisamente. Perché? Perché devono ostacolare, perché ci devono fare la guerra. Il murale di Vittorio, sapete quanto costa? 2 denunce penali a me. Mi denunciano. La pista di mountain bike, i bambini che giocano, vanno con le biciclette, 3 denunce mi hanno fatto, 3. Perché? Perché non dobbiamo fare niente, perché non dobbiamo cambiare. Chi è che ricordava prima? Ah, il Monterisi, stasera ci vediamo alle 18 al Monterisi. E non è che dovete accendere i telefonini per vedere la partita, si gioca con l'impianto di illuminazione, sul terreno verde sintetico, con le nuove tribune, con i nuovi ingressi, e sta arrivando 1 milione di euro per finire il Monterisi, per completarlo ulteriormente, perché Cerignola deve crescere, Cerignola deve migliorare, Cerignola non può stare a aspettare alle chiacchiere vostre. Quando si incontreranno sotto l'arco della rimembranza mio nipote Andrea e il nipote di Gianatempo, il nipote di Gianatempo potrà dire: il nonno aveva scritto nel suo programma che voleva rialzare l'arco della rimembranza. Andrea risponderà: il nonno l'ho causato l'arco della rimembranza, non l'ho scritto. E le chiassate? La mensa ma non è più un problema. Dovevano impiccare Franco Metta perché si cucinava in zona industriale. L'ho trovata in zona industriale, l'ho spostata dalla zona industriale, l'ho cambiata. Ciet veniva al movimento e diceva: la mensa quando comincia? Stiamo a novembre, stiamo a dicembre, stiamo a febbraio, a marzo. La mensa con noi comincia il 1 ottobre. I pulmini per i trasporti degli studenti arrivano il primo giorno che si apre la scuola. Hanno fatto tanto casino per la mensa, adesso dove stanno? Dove stanno? Pensavano che si facesse tutto con un colpo di bacchetta magica. Io la mensa l'ho spostata, non sta più in zona industriale. E la mensa funziona, cioè appena scrivi su Facebook che la mensa funziona, la solita cretina scrive: oggi hanno portato una banana che era un po' ammaccata. Signore, di banane non me ne intendo. C'è Nicola puzza? Sì, perché io mi faccio poche docce. Perché c'è l'impianto di... alla zona... aiutatemi, eh? Alla zona industriale. Ci stanno 2 motivi per cui c'è puzza Cerignola. Uno si chiama canale lacrimaro. Ho fatto 6 mesi di lite con il consorzio di bonifica, poi è passato un principio. Al consorzio di bonifica hanno detto: meglio andare dal dentista che fare una lite con Franco Metta. Il lacrimaro si chiude, si tomba, grazie ad Antonio Leonetti che saluto, oggi non sta qua con noi,
e questo problema si risolve. Il depuratore, e la puzza viene anche dal depuratore, ma scusate, che faccio? Vado al depuratore e spruzzo il profumo? O faccio arrivare 11 milioni di euro di investimenti da parte di Acquedotto Pugliese per rifare l'impianto di depurazione? E dato che io sono un rompiscatole internazionale, appena sono arrivati i primi 11 ho avviato la richiesta per un altro 1,5 milioni che proprio nella scorsa settimana mi hanno garantito che arriverà. La zona industriale ne hai parlato, che poi dobbiamo andare pure a mangiare ogni tanto. Ricordatevi da dove siamo partiti. Io ho 440 chilometri di strada urbana, che significa avere 880, faccio un conto alla femminile, marciapiedi, chilometri di marciapiedi. Secondo voi li posso aggiustare in una giornata? Li posso aggiustare in un anno? Chi sono quelli? Non mi ricordo chi sono, un partito che non esiste, che dice ha piovuto, Cerignola si è allagata. Fratello, so vintane che comanda tu a Cerignola, io in 2 anni non posso rifare le foglie, faccio quello che posso senza fare miracoli. E poi sta sempre qualche cretino che dice ma se non fosse senza casa, non posso chiudere il fosso davanti a casa tua, devo chiudere tutti i fossi, devo rifare tutte le strade, devo togliere tutti questi alberi. Cerignola è l'unico paese in cui gli alberi, invece di essere un abbellimento, sono un problema. Perché hanno piantato a Via Po, hanno piantato gli incensi. I incensi fanno un bordello per terra. Perché hanno messo i pini. E nessuno sa proprio che i pini hanno le radici che camminano. E nessuno immagina che dopo 10 anni tutte le strade, i marciapiedi salgono. Andate a via, alla via delle scuole, alla via del commerciale, alla via del bagatto, ex bagatto, stanno tutti i marciapiedi sollevati perché il tipo d'albero che hanno piantato non era adatto. Dobbiamo tagliare tutti quelli e rimettere tutti nuovi. La sera che abbiamo tagliato il primo pino stavano le persone che si volevano sparare il dolore. No, togliamo i pini e mettiamo un altro tipo di albero, la bellezza rimane, l'ambiente resta tutelato. Facciamo una cosa buona, andiamo a mangiare. Però vi devo dire una cosa personale: com'è fare il sindaco? Fare il sindaco è difficile. Se vi devo fare una confidenza, non pensavo fosse così difficile. Non pensavo che stare 12 ore al comune non basta. Però bisogna spendersi per questa città. Dobbiamo consumarci per questa città. Suor Nicoletta ieri mi ha detto: sindaco, mangia di più, suore, io mangio, che soltanto che consumo troppo. Deve avere pazienza. Che cosa mi piace e che cosa non mi piace? Signori, non mi piace di essere odiato pretestuosamente. Pretestuosamente. Si può fare l'opposizione, si può essere contro una politica, ma odiare una persona, augurarle la morte, le manette, le malattie, le disgrazie, questa non è politica, questa è barbarie, è inciviltà. E questo è il prezzo che io sto pagando. Quest'odio a me sembra che mi scorra tutto addosso, invece no. Io ho le piaghe sul cuore, perché la gente che viene invitata a fare casino sotto le finestre del sindaco, a offendere il sindaco, a insultare il sindaco non si sposta di un millimetro, quella è la strada la percorre, però come uomo fa male. Ve lo dico con sincerità. E se non fosse per non dare ulteriore preoccupazione e dolore alle persone che mi vogliono bene, io spesso sarei tornato a casa piangendo, perché veramente è da piangere, la sofferenza è atroce, il dolore è tanto, perché più ti spendi e più, io non è che non voglio l'opposizione, e più l'opposizione si riduce a Metta, a Mure, ma io tengo il cornicchio.
e il cornicchio lo tengo veramente perché non ci credo, ma non mi costa niente. Ma la protezione non è il cornicchio, la protezione è l'amore. L'amore per questa città, l'amore per chi abita in questa città, l'amore per il mio movimento di cui oggi sono ospite. E vi dico, quando alla fine della giornata rimetto la giacca e sto per andarmene perché sono veramente stremato, me la ritolgo e vado a lavorare una mezz'ora di più, perché quella mezz'ora di più io la devo ai ragazzi, alle ragazze, agli uomini, alle donne del movimento politico La Cicogna. E ve lo dedico come mio atto di amore. E non vi preoccupate, che nessuno fermerà questa rivoluzione, nessuno fermerà questo cambiamento. E quando ci presenteremo a essere giudicati, perché si viene giudicati alla fine, non all'inizio, quando ci presenteremo voi insieme con me e insieme con tutte le altre forze politiche che costituiscono la maggioranza e sostengono questa amministrazione, potrete dire, ve lo garantisco, ai cittadini: abbiamo cambiato Cerignola nel limite di quello che sarà umanamente possibile, ma senza risparmiare niente, perché quando si fa una cosa per amore non ci si deve risparmiare. E allora io penso, e voi sarete d'accordo con me, che se si misurano l'odio e l'amore, a me hanno insegnato che vince l'amore. La mia religione dice che l'amore batte l'odio, lo batte a tutte le latitudini, in tutte le condizioni. Quello che stiamo facendo è un atto d'amore per la nostra città, continuiamo così perché, signori, lo facciamo anche per noi stessi. Non so se a voi capita, finisco così. A me a 60 anni, passati 60 anni, sono più vicino ai 70 che ai 60. Bravo. Sono più vicino ai 70 che ai 60. A me capita di pensare spesso alla morte, a quando non ci saremo più. Non è un pensiero disumano, è un pensiero umano. E l'unico modo, l'unica maniera che io trovo per esorcizzare il pensiero di dover lasciare questa terra è di cercare di lasciare una traccia del proprio, e in particolare per quanto mi riguarda, del mio passaggio. Io vorrei che le persone che mi vogliono bene, quando io non ci sarò più, possano dire, passando in villa, era sindaco Franco quando l'arco è stato rimesso al suo posto, era sindaco Franco quando il liceo classico chiuso è diventata la biblioteca di comunità, era sindaco Franco quando a quest'ora in questa strada c'erano 1 milione di macchine, stasera in questa strada, su questo corso, 2 anni fa c'erano migliaia e migliaia di macchine che ci asfissiavano. Stasera io mi farò una passeggiata e vorrei che qualcuno un domani possa dire: meno male che tanti anni fa ebbe quest'idea, e meno male che, duro come Lugiangon, nessuno gli ha fatto cambiare idea, abbiamo fatto un passo avanti, ma non perché questo giovi a me, ma perché giova a questa città. Abbiamo detto di dedicare questi anni alla nostra città. Bene, ragazzi, continuiamo, non ci fermiamo, guardiamo al futuro, dimostriamo con i fatti che noi Cerignola la amiamo, ma la amiamo lavorando per lei, sempre e comunque avanti. Contate su di me fino all'ultimo respiro.